Perdonare 70 volte 7. La risposta di Gesù a Pietro nel Vangelo odierno è stato il filo conduttore della riflessione del Papa, che ha ricordato la parabola del re misericordioso capace di condonare un debito al servo che a sua volta invece si comporta in modo spietato, spedendo il suo creditore in prigione. L'atteggiamento incoerente di questo servo, ha affermato Francesco, è anche il nostro quando rifiutiamo il perdono ai nostri fratelli. Mentre il re della parabola è l'immagine di Dio che ci ama, di un amore così ricco di misericordia, ricorda di accoglierci, amarci e perdonarci continuamente. Il Signore perdona il piccolo segno di pentimento e chiunque abbia sperimentato la gioia, la pace, la libertà interiore che viene dall'essere perdonato, ha proseguito, può aprirsi alla possibilità di perdonare a sua volta. Il perdono di Dio è il segno del suo straripante amore per ciascuno di noi. È l'amore che ci lascia liberi di allontanarci come il figlio prodigo, ma che attende ogni giorno il nostro ritorno. È l'amore intraprendente del pastore per la pecora perduta, è la tenerezza che accoglie ogni peccatore che bussa alla sua porta. Padre Celeste, il nostro Padre è pieno di amore e vuole offrircelo, ma non lo può fare se chiudiamo il nostro cuore all'amore per gli altri.